trovo in compagnia del professor Guido Chelazzi, presidente del Museo di Storia Naturale dell'Ateneo. Ecco, una mostra come questa quanto può essere utile, anche perché è particolarissima? Un compito, diciamo, istituzionale di un grande museo come il Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze è quello di comunicare contenuti di attualità al pubblico più vasto. Il museo da sempre è visto, oltre come luogo, diciamo, di immaginazione e di storia, come contenitore di forme di vita, purtroppo morte, conservate, ma è uno dei luoghi dove si può maggiormente apprezzare la essenza della diversità biologica, della biodiversità. Ora, con questa mostra noi abbiamo voluto portare un elemento di vita all'interno del museo, con dei protagonisti che sono ancora vivi e vegeti e fanno le loro cose, si camuffano, si mettono in agguato, no? Si dispongono per la predazione. Il denominatore comune di questi meravigliosi animali che sono esposti è proprio quello di essere dei predatori occulti di una microcosmo che spesso passa inosservato agli occhi profani, agli occhi dei non addetti ai lavori. Noi li abbiamo messi in evidenza proprio per catturare l'attenzione del pubblico su queste realtà più nascoste, che svolgono un ruolo fondamentale però negli ecosistemi. Il cuore più intimo, il cuore funzionale degli ecosistemi è rappresentato dalle comunità biotiche, dalle comunità degli organismi, animali e vegetali che ci vivono, ognuno con la propria funzione. La funzione dei predatori è molto importante, perché è quella di regolare in un certo senso i rapporti tra tutte le altre specie. La predazione non è un fattore negativo quando non è scellerata, quando non è abusata, come nel caso spesso invece, ahimè, della predazione umana, ma nel caso di questi animali la predazione è molto calibrata da fenomeni di coevoluzione fra le prede e i loro predatori, e ha degli effetti positivi, effetti che consistono appunto nel far funzionare quelle complesse macchine che sono le comunità naturali. E dunque, se noi interveniamo consapevolmente o meno a turbare questi equilibri, agendo negativamente su questi organismi, il danno non è limitato agli organismi sui quali noi, esercitiamo la nostra azione, ma si estende a tutta la comunità biotica, che può perdere, può andare fuori controllo, come un macchinario complesso del quale si vada a manipolare un componente. Non è che il danno riguarda solo quel componente, ma si ripercuote su tutto il sistema. È molto interessante anche questo abbinamento di vita in un museo come la Specola. Esattamente, quello che appunto dicevamo all'inizio, un museo comunica, è costretto, diciamo, quasi sempre a comunicare attraverso una vita congelata, no? Quindi organismi che sono in qualche modo conservati e di cui si apprezza la forma, si apprezza il colore, e poi su questa forma e questo colore si evoca una funzione, ma non la si vede. È tutt'altra cosa, di molto maggiore impatto comunicativo immediato, è invece l'organismo nel pieno delle sue funzioni, cioè l'organismo vivo che ti guarda, che si nasconde, che ti spia da dietro una foglia, che si camuffa con un fiore, come si vede molto bene in questi terrari. All'interno di questa mostra ci sono degli animali che hanno un'attrattiva particolare. Quali sono? Sì, abbiamo una quindicina di animali esposti dal vivo. Si tratta di specie tropicali, e una delle più interessanti è, a mio parere, la mantide orchidea, che è un insetto predatore che presenta adattamenti unici
al mondo. Si tratta infatti di una mantide con una livrea che imita in ogni dettaglio un fiore. Non c'è niente di simile da noi, e questi animali sono riprodotti in cattività come tutti quelli presenti in mostra, e quell'individuo in particolare arriva dalla Malesia. E funziona bene o male così: gli insetti che visitano le piante si avvicinano al fiore e vengono aggrediti dalla mantide, che si mimetizza magnificamente nel fiore. Oppure in altre occasioni la mantide si mette in agguato sulle foglie verdi e finge di essere essa stessa un fiore, attraendo con la sua presenza degli insetti che poi trovano la morte tra le braccia della mantide. E ci sono anche dei vertebrati, delle rane, per esempio abbiamo delle raganelle tropicali in grado di sopravvivere in ambienti estremamente aridi e hanno una pelle cerosa che le protegge dal caldo. Infatti le vedrete in esposizione sotto le lampade riscaldanti in una posizione del tutto inconsueta per delle rane. Infatti sembrano finte, noi le abbiamo viste, sembrano veramente di cera. Sembrano dei modellini in effetti, ma si tratta di rane vive magnificamente adattate a certi contesti aridi tropicali. Quali sono i predatori del microcosmo? Bella domanda. I predatori del microcosmo sono tutta quella schiera di animali che in qualche modo hanno un ruolo negli ecosistemi, ma che spesso non conosciamo. Sono tutti quegli animali che molte volte noi ci abbattiamo allegramente, perché sono animali che spesso ci fanno letteralmente schifo o paura, tipo ragni, rane, serpenti, lucertole, tutta questa schiera di piccoli animali che però, come dicevo prima, sono un tassello importante per gli ecosistemi. Questo al di là del fatto culturale del mantenere quindi bene gli ecosistemi e quindi il nostro intento, no, di divulgare questa parte di natura che spesso è sconosciuta e anche temuta, fa anche un altro diciamo spicchio di importanza, ce l'ha il fatto che questi animali sono anche importanti per noi spesso, e spesso questo non lo sappiamo. Molti degli animali che abbiamo in mostra, per esempio, sono velenosi, no? Non pericolosi per l'uomo quelli che abbiamo in mostra, però possiedono dei veleni che normalmente loro utilizzano in natura per cacciare, ad esempio, oppure per difendersi, come alcune rane che hanno delle sostanze nella loro cute proprio per difendersi da batteri e funghi, per esempio. Bene, molti ricercatori nel mondo stanno studiando questo tipo di sostanze, perché questo tipo di sostanze potrebbe essere una soluzione a molti dei problemi umani. Uno dei più forti, per esempio, antidolorifici al mondo è contenuto proprio nella cute di una rana che vive in Sud America e che è stata scoperta, fortunosamente tra l'altro, perché poco dopo la sua scoperta il pezzo di foresta dove si trovava è stato tagliato per l'uso del legno. Questo è un esempio classico che faccio. Quindi l'importanza di conservare questo tipo di animali è anche l'importanza di avere una speranza per alcune nostre malattie, oltretutto. È un esempio che faccio spesso per far capire che questi animali non solo ci piacciono a me e a Francesco Tomasinelli, ma insomma sono anche una parte importante della nostra sopravvivenza su questo pianeta. Sono tutti animali che hanno la cosa in comune di cacciare, quindi sono predatori e si nutrono normalmente di altri piccoli animali, alcune volte anche possono essere dei pseudoparassiti, come una vespa che è presente in un pannello che abbiamo qui in mostra, che riesce a trasformare praticamente delle blatte, degli scarafaggi, in veri e propri zombie che poi fa scarrozzare al suo servizio fino a dove deporrà delle uova per poi mantenere le proprie larve. Sono tanti esempi, piccoli esempi, di quello che è un enorme sterminato mondo che è tutto attorno a noi, certe volte anche sotto lo zerbino di casa, e che temiamo spesso e non conosciamo. Ecco, noi abbiamo visto nelle bacheche anche molti animali che vengono da tutte le parti del mondo. In Italia, sotto lo zerbino, appunto, cosa possiamo trovare? Possiamo trovare un'infinità di cose sotto lo zerbino, nel cortile di casa, in tanti posti di questo tipo. È importante capire innanzitutto che in Italia la stragrande maggioranza di questi animali non ci è comunque nemica, cioè non sono animali mortali o invalidanti come spesso si crede. La stessa nostra vipera, noi ce la tiriamo, no? Abbiamo la vipera, attenzione, la vipera nella stragrande maggioranza dei casi non è mortale, e il veleno spesso non viene neanche iniettato nel morso di difesa, quindi sono tutti animali che spesso possiamo incontrare vicino a casa, ma che in realtà non sono un vero pericolo per l'uomo, anzi sono una ricchezza della nostra natura. Ovvio, bisogna imparare a convivere, alcune volte danno fastidio, le formiche in casa non fanno piacere a nessuno, però se ci si appoggia per terra ogni tanto, ci si sdraia e si osservano questi animali, si capiscono tante volte aspetti della loro vita che troviamo veramente sorprendenti. È solo questione di rispettare una certa fascia di natura che abbiamo anche attorno a noi. Ho parlato delle formiche, ma sono tanti, molti temonigechi, per esempio, che sono tra le nostre case, le lucertole. Bene, sono tutti animali che sì,
è vero, vivono intorno a noi, sono piccoli predatori, possono talvolta dare fastidio alla nostra vita quotidiana, ma hanno un ruolo molto importante anche nelle nostre vite, quindi perché no? Ma anche solo imparare a rispettarli. Io non pretendo l'amore da tutti perché è impossibile, però il rispetto sì, mi piacerebbe. Questo non è uno scorpione velenoso, cioè è velenoso ma non pericoloso per l'uomo, la sua puntura può essere più o meno paragonabile a quella di una vespa, forse meno. Io sono stato punto innumerevoli volte dai nostri scorpioni italiani da ragazzino, perché avete presente Bart Simpson quando tocca... ecco, praticamente ero così, non imparavo mai, continuavo a prenderli in mano perché comunque sono animali molto pacifici, io un po' me la cercavo, cioè li toccavo proprio, li maneggiavo, e quindi dopo un po' qualcuno di loro si spazientiva e giustamente mi pungeva. Se no, normalmente è molto difficile essere addirittura punti da uno scorpione. Lo scorpione utilizza il suo veleno per cacciare, non utilizza il suo veleno per uccidere un animale che è molto più grosso di lui, non gli servirebbe a niente, quindi in nessun caso, neanche gli scorpioni più pericolosi dal punto di vista nostro e della salute, tendono, se possono, a pungere. Fanno altro, scappano, avvertono, alcuni in Africa, i più rissosi potremmo dire, cercano di spruzzare un po' di veleno magari negli occhi dell'assalitore. Immaginatevi una scimmia, qualcosa che si avvicina con la faccia a loro. Beh, ci sono degli scorpioni tipo il genere Parabutus, che è uno scorpione tipicamente deserticolo, che riescono letteralmente a spruzzare il veleno anche a una certa distanza, ed è molto caustico, quindi anche il veleno che poi viene disperso nell'aria genera una specie di reazione allergica passeggera, nessun pericolo neanche per noi, però avverte l'assalitore che c'è un pericolo, insomma. E l'UV? Il fatto che siano fluorescenti, cioè il fatto che la radiazione dell'ultravioletto li renda così, ha dato vita a una serie di teorie infinite su quello che è il motivo per cui loro sono fluorescenti. Una delle ultime teorie pare sia legata proprio a un'utilità di questa loro fluorescenza durante la notte, cioè il fatto che loro riflettano i raggi UV, assorbono la radiazione UV e la riemettono un po' sul visibile, quindi sono fluorescenti, permette loro, a quanto pare, secondo queste ricerche, di avere una specie di torcia di notte che stende un po' di luce attorno a loro. Anche la luna emette UV di riflesso dal sole, pochissimi. E questa torcia non serve a loro per vedere, perché comunque hanno una vista molto molto limitata, però riescono a vedere luce e ombre. Allora serve allo scorpione per tenere traccia di quelli che sono potenziali nascondigli attorno a loro, perché dove c'è un nascondiglio c'è meno luce, e qui quella che lui emette con la fluorescenza, e quindi riesce più facilmente a vedere dove nascondersi. Una vecchia teoria era legata alle vestigia, cioè al fatto che gli scorpioni, arrivando abbastanza direttamente da animali marini, non avessero quella che era una protezione dai raggi solari, quindi in qualche modo la luce UV penetrasse parzialmente nella cuticola e quindi si generasse questa cosa che era una specie di side effect, un effetto collaterale. Noi siamo innamorati da questa raganella scimmia cerosa, ed effettivamente è talmente cerosa che sembra finta. In realtà sono vive queste che vediamo qua. Da dove vengono? In effetti sono raganelle molto particolari che vengono dal Sud America e hanno sviluppato una serie di adattamenti per sopravvivere in ambienti aridi, molto secchi, quindi non vivono nei posti dove noi ci aspettiamo di trovare delle rane. Così facendo si sono ricavate una loro nicchia ecologica, si dice in pratica, un posto dove cacciare e sopravvivere, dove hanno meno competizione. Questo è il motivo per cui cacciano in ambienti aridi. Come ci riescono? Ci riescono perché hanno una secrezione cerosa con la quale si ricoprono integralmente, che impedisce la disidratazione e il surriscaldamento, e quindi consente loro di rimanere esposte al sole in ambienti particolarmente aridi e siccitosi. Come possono vivere degli animali, ora anche per questa esposizione, dentro delle bacheche come queste? Giusto, sono animali a sangue freddo questi, quindi non hanno le esigenze di animali a sangue caldo, come siamo noi. Per esempio un topo o un piccolo uccello di queste dimensioni qua dentro non potrebbe sopravvivere, ma questi animali hanno un'attività e un metabolismo molto ridotto e quindi vivono egregiamente all'interno di terrari come questi, che sono apposta fabbricati e calibrati apposta per loro. Come facciamo a saperlo noi? Perché molti di questi animali si riproducono regolarmente. Emanuele Biggi, il mio collega, per esempio, ha riprodotto più volte in cattività queste rane, e queste sono figlie delle sue prime raganelle.
Ecco, in questa sala noi troviamo altri, diciamo, tipi di animali. Abbiamo anche dei ragni molto particolari che a noi sembrano mostruosi perché sono grandissimi, non siamo abituati. In realtà sono velenosi per l'uomo. Ci spostiamo, andiamo a vederlo. Tarantola indiana, noi, come dicevo, sembra un ragno mostruoso, in realtà è bellissimo. Sì, è bellissimo perché ha una particolare colorazione d'avvertimento presente sotto le zampe, ma nella maggior parte delle occasioni questa colorazione di avvertimento non si vede, perché il ragno ha tutto l'interesse a rimanere nascosto e nella vita caccia sostanzialmente così: si mette su un tronco di un grande albero di una foresta tropicale, sta aderente al tronco e aspetta che una preda passi vicino. A quel punto scatta in avanti e la cattura. Se arriva un predatore o qualcuno che può metterlo in pericolo, si solleva sulle zampe posteriori e mette in vista le zampe anteriori, che sotto hanno una serie di bande colorate gialle e nere molto visibili. E il giallo e nero in natura significa pericolo. Basta pensare alle vespe e ai calabroni, che hanno lo stesso schema di avvertimento. Nonostante l'aspetto un po' terrificante, questo ragno non è pericoloso, cioè è dotato di veleno come quasi tutti i ragni, ma l'effetto sull'uomo è blando e trascurabile. Per capirci, è affine a quello della puntura di un'ape, nonostante le grandi dimensioni. Sì. Quanto si muove durante una giornata un ragno come questa tarantola indiana? Allora, questi sono, come dicevo, animali a sangue freddo con metabolismo ridotto, quindi la loro attività nel corso della giornata è piuttosto limitata. Se uno va in natura a vederli, come facciamo spesso io e Emanuele nei luoghi tropicali, parchi nazionali all'estero, si vede che uno di questi animali si muove per 5-10 minuti al giorno. In pratica esce dalla tana, sta in attesa magari un'ora, cambia posizione e si rimette di nuovo in attesa e trascorre così la notte, perché molti di questi sono cacciatori notturni. Ecco, dove si trovano adesso? Lei parlava di parchi nazionali, perché ovviamente con la civilizzazione il problema è grande, immagino, per questi animali. Dipende, nel senso che questi animali hanno anche esigenze meno pressanti, che so, dei grandi felini e della macrofauna carismatica, le antilopi, i grandi rapaci, le balene, e quindi si trovano sostanzialmente dappertutto, ma nei luoghi meglio conservati la diversità è molto maggiore. Quindi animali di questo tipo, i predatori del microcosmo, si trovano chiaramente anche in Italia, però le loro dimensioni sono inferiori e per certi versi, però meno spettacolari e interessanti dei loro equivalenti tropicali. In più, noi abbiamo scelto di mettere in mostra solo animali nati in cattività e tutte queste specie sono ormai allevate da diversi anni da una rete di appassionati presenti in tutta Europa, che noi conosciamo, e quindi molti degli animali sono allevati da noi e altri li recuperiamo da appassionati, specialisti o biologi anche di altre nazioni.